Ciao. 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 Come ti chiami? Mi chiamo Sara. Elisa. Mi chiamo Olimpia. Sara, con l'H finale. Arianna. Annalisa. Vanessa. Cinzia. Cecilia. Alessia. Alessandra. Dove abiti? Sono di Reggio Emilia. Cuneo. Abito a Parma, ma sono di Napoli. Sono di Massa. A Ravenna. Cesena. Milano. A Parma. Vengo da Verona. A Roma. Venezia. Quanti anni hai? 27. 32. Per ora ancora 33. 39. 28. 33. Passiamo alla domanda successiva. 41. 37. 35. 37. Stato d'animo? Giocoso. No comment. Non pervenuto. Sono serena. Un po' stressato. Gioioso. Confuso. Positivo. Felice. Ansioso. Tormentato. Come stai? Non mi lamento. Puoi chiedermi qualcos'altro? Non c'è male. Direi bene. Alla grande. Bene. Azzarderei un bene. Abbastanza bene. Non si vede dalle occhiaie? Potrei stare meglio. Sei mai stata operata? Sì. 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 Come mai? Ho l'endometriosi. 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 Io ho l'endometriosi. Ho l'endometriosi. Ho l'endometriosi. Che sintomo avevi? Beh, avevo dolore alla menzione. Dolore al retto. Dolore alla pelvi. Avevo forti coliche. Avevo dolori durante l'ovulazione. Dispareunia. Dismenorrea. Un forte dolore addominale. Difficoltà a rimanere incinta. Cistite ricorrente. Ero sempre tanto stanca. Come ti sei sentita alla diagnosi? A terra. Molto stanca. Arrabbiata. Molto confusa. Insicura. Sollevata. Ho chiesto endo che? Sollevata, perché finalmente avevo dato un nome al mio male. Non saprei dirlo. Stordita. In chi o cosa hai trovato sostegno? L'ho trovato nell'Ape Onlus. Nell'Ape Onlus. Nell'Ape, associazione progetto endometriosi. Nella mia associazione, Ape Onlus. Nell'Ape Onlus. Nell'Ape Onlus. Nell'Ape Onlus. Nell'Ape Onlus. Nell'Ape Onlus. Nella mia associazione, l'Ape Onlus. Nell'Ape Onlus. L'endometriosi è una malattia molto comune, più di quanto tu possa immaginare. Colpisce circa 3 milioni di donne in Italia, donne giovani, in età fertile. Se ti riconosci in questi sintomi, non aspettare. Chiedi un consulto al tuo medico e visita il sito apeonlus.com.